che fai anticonsequenziale e non verrai poi ad raccontarti, lo dico in anticipo, che poi in modo arrogante copiando anche un tuo predecessore, dopo di me non interviene più nessuno, vieni qua a farci la solita litania. Allora dicevo, la cosa importante è che tu stamattina devi prendere atto che non puoi andare più avanti. Devi ovviamente mettere in campo gli atti conseguenziali in modo responsabile, perché guardate, un'altra cosa che a me mi fa arrabbiare è che in questa città, in questo anno, sono saltati sui ragionamenti, maggioranza che chiedeva all'opposizione di essere responsabile. Ma voi siete responsabili, il sindaco è un grande responsabile ed è una persona ingenerosa verso questa città, perché una persona che non prende atto e che ha questo atteggiamento di arroganza è una persona irresponsabile e non conviene chiedere ad una come te, e io ti ho sempre detto,
si è lasciato ovviamente con qualche provocazione, ma lasciate passare che era una provocazione. Noi tutta l'opposizione compatta stamattina diciamo no a questo modo di fare di questa amministrazione, diciamo no a questo modo di porti, tu sindaco, io ho sempre detto caccia e pena.